Ciao a tutti, eccomi qui per il Vlogmas giorno 3. È la seconda volta che lo registro, però vi faccio vedere cosa ho trovato nei tre calendari dell'avvento perché non ho salvato le parti che mi interessavano e quindi ve le faccio direttamente vedere. Allora, ho trovato un altro mini Kinder in cereali, questi qui, che li adoro. Poi ho trovato un Choco Bones, che è buonissimo, è uno tra i miei gusti preferiti. E nelle Haribo, calendario Haribo, ho trovato i ciucci. Poi volevo parlarvi delle queste qui, che si chiamano, vediamo, qui K, che sono delle specie di, avete presente quei bicchieri portatili dove ci potete mettere di tutto, caffè, spremute, cose del genere. Io quelle le usavo quando facevo le centrifughe con la frutta ed erano molto pratici da portare e mi sono piaciuti. Penso di aver pagato sui 10 euro, l'ho presi a giusto appunto, mi sembra, se non vado errato, 6 mesi fa, una cosa del genere, giugno, luglio, una cosa del genere, se non prima, e se non addirittura anche ad aprile, perché è il periodo delle chiusure dei negozi, quindi può darsi che fosse inizio anno. Non so se ve l'ho ricordato, una cosa del genere, li ho presi perché volevo, erano pratici da portare in giro e cose del genere. Poi tra una cosa e un'altra, era da un po' che non lo utilizzavo. Volevo farvi anche un video dove facevo vedere che provavo l'Alleritan, perché in teoria sarebbe dovuto cadere nella giornata di oggi, nel Vlogmas giorno 3, solo che tra una cosa e un'altra, quando lo sono andata a registrare il video, ho visto che facevo troppe facce strane e era come sapore, era letteralmente disgustoso. Però ho deciso di farvi sapere che proverò qualche ricetta facile da fare qui con voi e proverò a farvi anche, tra virgolette, i passaggi. Troverò qualche ricetta facile su Instagram, tipo i marshmallow. Ho la ricetta, l'ho scaricata, ho varie cose e proviamo. Se non domani 4 o sì, proverò a farla sabato se riesco a essere in casa sola con nessuno in giro. Vediamo. Spero che vi stiano piacendo questi vlogmas, sono un po' tranquilli i primi, poi vediamo cosa succede, una cosa o un'altra, perché come sapete lavorerò col primo lavoro fino al 31 di dicembre, col secondo ho il contratto fino al 20 di dicembre, però ho già chiesto se mi trovino un secondo lavoro con più ore, perché lavorandone soltanto 11 di ore sono poche come cose, come stipendio non sarà altissimo, una cosa del genere, quindi crociamo le dita e speriamo per il meglio. Alla prossima, ciao.